Bene, eccoci di nuovo sul mio canale, io sono Filippo ed oggi finalmente ci avviciniamo al momento in cui andiamo ad aggiungere l'acqua all'interno del nostro acquario. Ma prima bisogna curare l'allestimento e questo significa che andremo ad aggiungere sabbia e rocce. Ma non perdiamo tempo e vediamolo subito. Eccoci tornati a dove eravamo. Se ben ricordate, nell'ultimo video ci eravamo lasciati esattamente a questo punto, avevamo appena terminato di mettere il filtro in posizione. Oggi invece andremo ad aggiungere l'allestimento all'interno dell'acquario e quindi partiamo subito con le rocce. Adesso a me piacerebbe sistemare le rocce in un modo particolare. Questo perché vorrei posizionare i coralli più esigenti, magari qualche SPS per esempio, nella parte centrale e più in alto possibile, visto che questa tipologia di coralli richiede una forte intensità di luce e un flusso molto intenso. Dall'altro lato però vorrei anche riuscire a disporre i coralli su più livelli, quindi non soltanto nella parte bassa. Io in realtà ho già in mente il modo in cui vorrei disporre le rocce e questo perché ci sto già pensando da diverso tempo, prendendo spunto da altri acquari che ho visto in giro. Ed è anche per questo che penso che sia veramente importante condividere le proprie esperienze con gli altri appassionati. In ogni caso, la fase in cui andate a creare la disposizione che più vi piace può essere anche molto lunga, quindi prendete tutto il tempo necessario finché non siete pienamente convinti della disposizione delle rocce. Quello che farò ora è utilizzare l'imballaggio della vasca in modo tale da avere una base con le dimensioni dell'acquario su cui iniziare ad appoggiare le rocce e decidere come disporle, per poi spostarle successivamente, una volta che avrò finito, all'interno dell'acquario. Bene, ho appena terminato la disposizione delle rocce e devo dire che sono veramente molto contento. In realtà alla fine ho lasciato più spazio vuoto qui al centro di quanto avrei voluto inizialmente, però questo magari sarà utile per avere una specie di rifugio per i pesci che andrò ad aggiungere successivamente. Quello che in realtà mi piace un sacco di questa composizione è questa specie di ponte centrale sospeso che sarà perfetto per aggiungere magari un paio di SPS di cui parlavo prima e magari sfrutterò le rocce alla base per fare dei piccoli giardini monospecifici, ma ancora non so, vedremo successivamente. Quello che invece voglio fare adesso è mettere in sicurezza questa composizione e in particolare questa roccia centrale sospesa per evitare che cada e quindi andrò ad incollarla con lo stucco. Credo che la incollerò soltanto da un lato perché così posso lasciarmi aperta la possibilità di modificare la composizione in un secondo momento. Lo stucco che utilizzerò per questa operazione è questo qui, il Millibut, in realtà è abbastanza diffuso, è una specie di colla con due componenti che dobbiamo mischiare insieme per far partire la reazione che porta appunto questa sostanza a solidificarsi nel giro di qualche ora. Non dovrei avere bisogno di una quantità esagerata per quello che serve a me in questo momento perché, come ho già detto, voglio soltanto incollarla da un lato.
Quindi quello che faccio è affiancare i due componenti, le due parti, e le taglio in due parti uguali, dopodiché le mischio finché non diventano di colore omogeneo e poi procedo ad applicarle nel punto in cui voglio incollare le due rocce. Quindi ho appena finito di applicare lo stucco, forse ne ho applicato un pochettino troppo, sicuramente non passa inosservato visto questo colore che è quasi arancione, non credevo fosse così intenso sinceramente. Diciamo però che col tempo sarà ricoperto di alghe e quindi dovrebbe diventare quasi invisibile. Da questo momento dobbiamo aspettare qualche ora prima che lo stucco sia asciutto, però nel frattempo possiamo procedere ad aggiungere la sabbia. Prima di aggiungere la sabbia però vorrei dargli una bella sciacquata ed essere sicuro di rimuovere tutta la polvere di fabbricazione. Una volta che la sabbia è stata sciacquata, possiamo procedere ad aggiungerla all'interno della vasca e spianarla su tutta la superficie. Io in realtà alla fine ho utilizzato soltanto uno dei due pacchi che avevo acquistato e questo perché, sebbene il produttore consigliasse almeno 15 kg di sabbia per un acquario delle mie dimensioni, alla fine ho visto che già con un solo sacco avevo una base con un'altezza sufficiente e non volevo andare troppo oltre perché altrimenti una volta appoggiate le rocce queste sarebbero state troppo alte rispetto a quello che avevo programmato. Adesso è trascorsa qualche ora dal momento in cui ho applicato lo stucco e vedo che questo si è già solidificato, quindi possiamo procedere a spostare le rocce in vasca cercando di non modificare troppo la composizione. Ho dovuto stringere leggermente la disposizione per poter lasciare uno spazio sufficiente tra le rocce ed il vetro per le operazioni di pulizia. Per il resto forse c'è un po' troppo spazio nel retro rispetto alla parte centrale, però magari questa è una cosa positiva perché così ho più spazio per la strumentazione e poi magari in futuro potrei aggiungere qualcosa per riempire il retro. Però per il momento direi che siamo pronti a aggiungere l'acqua finalmente. Io ho deciso che procederò in questo modo visto che l'acquario è nuovo e non sarà aggiunto nessun pesce in questo momento.
e quindi aggiungerò il sale soltanto in una fase successiva e direttamente in acquario dopo aver aggiunto l'acqua. Prima però avrò bisogno di montare la pompa di movimento che aiuterà a smuovere l'acqua e a miscelare il sale che andrò ad aggiungere. La pompa che utilizzerò è questa qui, una Jebao, l'ho acquistata su AliExpress e non devo far altro che fermarla al vetro con la sua calamita posteriore e poi collegarla alla centralina e il gioco è fatto. Darvi un consiglio per aggiungere l'acqua evitando di far schizzare la sabbia e di creare buchi all'interno del fondale, quindi recuperate un sacchetto di plastica, magari uno di quelli che contenevano gli accessori per l'acquario che avete appena scartato, e cercate di appoggiarlo sul fondo o comunque nel punto in cui avete intenzione di versare l'acqua. In questo modo dovreste riuscire ad aggiungere l'acqua velocemente senza preoccuparvi troppo della sabbia. Arrivati a questo punto la vasca è stata riempita, come vedete però l'acqua è molto ma molto torbida e probabilmente avrei dovuto lavare meglio la sabbia che ha rilasciato un sacco di polvere all'interno dell'acqua, però in ogni caso questo non è un problema perché nel giro di poche ore, una volta messo in funzione il filtro, dovrebbe schiarirsi nuovamente. Magari nei primi periodi l'acqua continuerà a diventare un pochino torbida quando andiamo a smuovere il fondale per pulirlo, però col tempo questo non dovrebbe più accadere man mano che continueremo a pulire l'acquario e a fare cambi d'acqua. Prima di andare a mettere il filtro in funzione però ci sarà da far scendere l'acqua anche all'interno del filtro. Per far ciò di solito i filtri esterni hanno una specie di pulsante che serve a creare come un vuoto d'aria che risucchia l'acqua dall'acquario all'interno del filtro, per cui prima di procedere dovreste assicurarvi che almeno il tubo di aspirazione sia completamente sommerso per far sì che non andiate soltanto ad aspirare aria. Bene, dopo un paio di pompate il filtro inizia a risucchiare l'acqua che sta ancora scorrendo. Così a occhio e croce direi che sono scesi almeno 3 litri, quindi una volta rabboccata l'acqua che è scesa all'interno del filtro posso finalmente andare a metterlo in funzione. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma ci vediamo a breve con un nuovissimo video in cui andiamo ad installare gli ultimi strumenti e poi andiamo a mettere in funzione l'acquario. A prestissimo, ciao!